Buongiorno a tutte amici e amiche creative. Oggi giro questo video perché volevo mostrarvi cosa ho scelto dal sito Sfera Colori con il buono che ho vinto tramite il Carnival Contest 2. Praticamente sul sito Perninara Liberamente, dove lo sponsor è anche Paola Belardi, che è il sito che vende materiale perlinoso Sfera Colori. È stato indetto questo contest e quindi mi sono classificata con la maschera al secondo posto e con gli orecchini Venus al primo posto. E il primo posto prevedeva un buono di 30 euro da spendere sul sito Sfera Colori. Ma comunque, chi ha già visto i video precedenti sa benissimo di cosa sto parlando. Niente, volevo condividere con voi il mio acquisto e passare un po' di tempo insieme. Innanzitutto ringrazio il sito Perlinara Liberamente, che realizza sempre tanti bellissimi contest, anche i contest 8, 9, 10, tutti quelli che sono stati fatti, che sono riuscita a partecipare, però penso quest'estate non mi sarà possibile perché inizio a lavorare, quindi mi viene un po' difficile partecipare. Però ovviamente le ringrazio perché sono sempre tante tante belle iniziative e ringrazio anche Paola Belardi per questo bellissimo premio, graditissimo, perché davvero guardate solo a guardare la confezione c'è tanta gioia, tutti questi bellissimi colori. Niente, ora apriamo insieme i pacchettini e vediamo insieme cosa ho scelto con il buono di 30 euro. Ora li apro un attimino per non perdere troppo tempo, perché non vorrei rovinare le confezioni, e poi iniziamo a vedere nel dettaglio. Eccomi di ritorno, iniziamo con il pacchettino giallo. Allora, nel pacchettino giallo ci sono, allora, le perle da 3 mm. Ho poche perle perché per lo più compro sempre mezzi cristalli, Bicono e Cipollotti, e perle ne ho davvero pochissime. Allora, quando le ho viste queste bellissime perle sul sito di Sfera Colori, ho pensato di farmi una piccola scorta. Guardate che belle, è stupendo, è una specie d'argento sfaccettato bianco, cioè davvero bello. Sono queste. Sono le Crystal Labrador Full Matted, sono 60 pezzi per bustina, sono davvero davvero belle. Poi sono io che ho mosso il tavolo, scusate. Ecco qui questa stupenda colorazione. 18 penso che sia il numero dell'articolo. Sono perle di vetro cieche repubblicane, belle belle belle. Poi ho preso queste stupende perché hanno all'interno la mia colorazione. C'è questo bellissimo violetto. E queste sono, vediamo un po', sempre perle della Repubblica Ceca, e sono le Jet Matted Purple Iris. Sono davvero bellissime. E bustine da perle di 3 mm, contengono 60 pezzi a bustina. Guardate che belle. Poi ci sono queste altrettanto belle, eccole qui, virano sui colori del blu e del verde. Stupende anche queste, magnifiche, metti a fuoco, grazie. Guardate che belle, anche queste sono perle della Repubblica Ceca, in vetro Repubblica, e sono le Jet Matted Green Iris. Anche queste bustine 60 pezzi perché sono perle da 3 mm. Belle, belle. Poi ci sono queste che sono le stesse, sono le Matted Green Iris, però stavolta sono perle da 4 mm. In quelle da 4 mm trovate 50 pezzi. Guardate che belle. E questo è il contenuto della prima bustina. Ora vediamo la bustina verde. Allora, tiro fuori. Wow, ecco già. Ho visto una cosa bellissima, anche perché non ricordavo esattamente il mio ordine, ma ora l'ho visto.
Ok, 1, 2. Allora, per prima cosa vi mostro questi. Guardate che belli. Sono venduti a 4 pezzi e sono i Crystal AB. Sono rivoli da 14 mm in vetro, ma di altissima qualità. E si vede, sono davvero super super luminosi. Guardate che belli, belli belli, li adoro questi. Poi ho scelto queste che mi fanno impazzire letteralmente. Ancora non le ho usate perché voglio aspettare un attimo, perché vorrei farci qualcosa davvero speciale. Sono davvero stupende. Sto parlando delle perline della colorazione Ionic. Queste sono le Gem Duo 8x5 standard. Sono Ionic Light Yellow Dark Red. Sono 5 grammi a bustina. Guardate che belle. Stupende, stupende, stupende. Eccole qui, le adoro, sono magnifiche, guardate. Ovviamente c'erano tante colorazioni, ma io ho scelto queste e queste qui. Guardate che belle, queste in assoluto sono le mie preferite. Guardate che spettacolo, queste sono le Ionic White Jet, sempre 5 grammi a bustina e io ne ho scelti due pacchetti. Belle, belle, belle. Oltre alle Gem Duo, ho scelto anche in questo caso le Paisley, che invece sono vendute a pacchetti da 10 grammi. Stessa finitura, Ionic White Jet. Guardate che belle. Queste sono più grandi delle Gem Duo, quindi ne andrebbero di meno con 5 grammi e sono bustine da 10, penso. Per questo motivo, però sono, cioè sono stupende, stupende, stupende. Mi piacciono tantissimo. E poi come rivoli ho scelto anche questo. Guardate che bello. Bello, bello. È un arancione misto oro. A me mancava questa colorazione. E sono rivoli in vetro altissima qualità da 14 mm. Sono Crystal Astral Pink, anche questi venduti in pacchettini da 4. Guardate che belli. Belli, belli, belli. Mettiamo i rivoli in vista. Ora andiamo a sbirciare nel pacchettino rosso. Belle. Sì, perché io non ricordo esattamente cosa ho scelto. Allora, ecco, qui c'è un'altra bustina. A quanto pare ne avevo scelte due di questa, penso. No. Vediamo. Qua. Matted blue iris. Matted green iris. No. Guardate che belle. Belle, belle, belle. Queste sono perle da 4 mm e sono bustine da 50 pezzi. Sono le Jet Matted Blue Iris. Siccome ho preso quelle da 3, ho preso anche quelle da 4. Guardate che bello. Da 4 si vede ancora meglio la finitura. Poi le ho prese anche da 4, 50 pezzi per bustina, le Jet Matte Purple Iris. Guardate che belle. Facciamo così. Ancora qui. Guardate che spettacolo. Deve essere la porpolina nel pacchetto sul fondo. Eccole qui. Non si vedeva bene la colorazione. Magnifica. Bella, bella, bella. Poi vediamo qui cosa c'è. Ah, qua ce n'è un'altra, sempre Matted Green Iris da 4 mm. Dovrebbe essere questa. Sì, infatti erano due pacchetti, quella della bustina gialla. Una stava lì e uno era in quello rosso. Matted Green Iris, infatti. Metti a fuoco, grazie. Sì.
Poi sempre nella bustina rossa ho preso anche queste magnifiche, cioè oltre alle Ioniq, queste qui che mi sono entrate nel cuore ultimamente. Tra le vecchie troviamo queste che sono le matte velvet. Io adoro la colorazione matte velvet, infatti la utilizzo spesso nelle mie creazioni. E poi hanno inserito queste nuove colorazioni e questa è la matte velvet lavanda, 50 pezzi sempre perle da 4 mm. Guardate che bella. Qui il video sembra più un grigio scuro, in realtà è un lavanda, che lo dice. Lavender e un violetto, non so perché sembrano un blu, grazie telefono, ma è un violetto. Guardate che belle le finiture matte velvet, mi fanno impazzire. E questa è l'altra, sempre matte velvet, sono le matte velvet dark teal, sempre perle da 4 mm e sono 50 pezzi per bustina. Guardate che belle, belle. Le adoro. Ok, questo è l'ordine. Poi qui c'è l'omaggio, il bigliettino che mi ha scritto, lo tengo per me. E ora vi mostro cosa mi ha inviato. C'è scritto che l'omaggio è anche un piccolo pensiero perché mi sono aggiudicata anche il secondo posto e quindi mi ha voluto premiare e mi ha inviato bellissime. Stupende, queste Super Duo Saturated Metallic Red per 10 grammi. Guardate che bello, stupendo, bellissimo. Guarda che colore, bello, magnifico. Metto qui da notare che scrive ciao Asia. Ormai andrò alla storia per avere due nomi e diversi link. Comunque, mi potete anche chiamare Asia, perché per me non c'è problemi, perché ho già spiegato nei video precedenti perché questa situazione della pagina Facebook. Poi io volevo mettere su Facebook Fairy Creation e basta, però non me lo consente perché dice che ci deve essere nome e cognome originali. Ho provato a mettere solo Concetta, senza il cognome e non me lo accetta e quindi a questo punto lo lascio Asia e buonanotte. Torniamo a noi, pacchetto verde, poi ho trovato queste che sono le Satin Metallic Lavender, le adoro, stupende. Le ho queste perché sono delle perline che mi piacciono tantissimo. Guardate che colore, belle. Io, viola, fucsia, lavanda sono i miei colori. Anche questo. Ecco, mi sa che Paola Belardi ha visto qualche mio video dove dico che le mie colorazioni sono queste praticamente. Queste due sono le mie colorazioni, il bacca e il viola. E anche questo sembra un violetto scuro ed è stupendo, guardate. È un rosso vinaccio misto viola. Vedete? Stupende, tutte e tre stupende queste Super Duo, guardate. E queste sono le Satin Metallic Rouge. Belle. Queste non le avevo mai avute. Ho avuto altre tonalità, ma queste mai. Belle. Grazie. E infine, wow! No, vabbè. Adoro. Mi ha inviato queste che sono le Matte Velvet Lemon Green. Lemongrass, pardon, e sono allora da 4 mm. Guardate che belle. E questa è una delle mie colorazioni preferite. Mi piacciono tra tutte le matte velvet, in particolar modo quelle sul fucsia, queste e quelle blu. Queste sono le mie tre colorazioni preferite. Quindi ha azzeccato proprio. Belle, sono da 4 mm. Qui c'è scritto da 4, ma non lo sono, presumo da 6. Questa non sia da 6 mm, perché è possibile che sono entrambe da 4.
E queste, c'è scritto, sono da 8 mm. Da 4 mm 50 pezzi, da 6 mm dice 50 pezzi, ma non credo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, penso 30, una trentina. 30 pezzi da 6 mm, non badate qui, è errato. E poi ci sono sempre matte velvet, lemongrass, da 8 mm sono 20 pezzi. Guardate che belle che sono. Belle, belle, belle. Anche guardarle insieme, guardate. Le ha messe perché ha visto che ho preso queste matte velvet e ha pensato che mi piacciono. Oppure ha visto i miei video dove sa che appunto mi piacciono le matte velvet. Io sono contentissima di aver vinto, di essermi classificata, e anche se non mi sarei classificata, sarei stata comunque contenta perché mi piace molto la competizione, ma la competizione sana. Nel senso, io sono il tipo che dico io voglio partecipare e voglio vincere, e quindi ce la metto tutta. Poi se non vinco, non fa niente. Non sono la tipa che poi perde e si arrabbia, no. Perché oltretutto c'erano delle creazioni davvero stupende. Alcune delle mie preferite si sono anche classificate in alcune postazioni. E quindi devo dire, molte altre non si sono classificate. Alcune magari perché la foto non rendeva la creazione, la bellezza della creazione. Altre invece che meritavano sia per la creazione sia per la foto, perché era fatta davvero benissimo. E quindi immagino per le giurate com'è stato difficile riuscire a scegliere tra le creazioni. Comunque sono felicissima. Ovviamente poi troverete più avanti, non adesso, perché ho bisogno di tempo, che devo iniziare a lavorare, quindi devo un attimo stabilizzarmi dal 20 in poi con il lavoro, e poi verso aprile inizierò di nuovo con qualche video, pochi ma usciranno. Cercherò di non abbandonare il canale perché quest'anno sarà diverso il lavoro, e quindi il gatto che si arrampica alla porta. Dovrebbe andare molto meglio il lavoro, e quindi verso aprile pubblicherò anche i video tutorial delle creazioni che hanno partecipato alla categoria colombina del Carnival Contest. Niente, con questo è tutto, con questa bellissima panoramica. Io vi mando un grosso bacio, ringrazio tutte le amministratrici, tutte quelle che si applicano ogni mese a fare dei bellissimi contest. Ringrazio Paola Belardi con il suo sito Sfera Colori. Vi consiglio di andare a vederlo perché ha davvero tante tante cose carine. E poi basta guardare l'impacchettamento, è davvero allegro e colorato. E niente, dopo questo vi mando un grosso bacio, vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, lasciatemi qualche commentino se vi è piaciuto quello che ho scelto per il premio. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, perché non smetterò mai di dirlo: quando arriveremo ai 1000 iscritti, farò anch'io un contest con delle giurate, ovviamente. E niente, poi metterò in palio dei premi. Ancora non lo so perché non sono ai 1000 iscritti, quindi non mi sto preoccupando. Però faremo un bel contest, non vi preoccupate, perché qualche creativa mi ha scritto che sarebbe felicissima a partecipare a un mio contest. E quindi, se non sbaglio, è Rossana Proietti che mi aveva scritto. E quindi tranquilla, appena arriviamo ai 1000 iscritti faremo un contest. Ovviamente, lo ripeto, se il contest, se i 1000 iscritti li raggiungo intorno a giugno, luglio, agosto, per me è impossibile farlo perché non potrei seguirvi, dovrò scegliere le giurate, impostare i video per il contest, e quindi
Mi viene un po' difficile con il lavoro, però in caso capita che i 1.000 iscritti li raggiungo in quel periodo, comunque quando torno a settembre faremo questo contest. Io vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ancora 1.000 grazie Paola Belardi di Sfera Colori e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.